E insomma, c'è sempre un bivio ogni stagione, anche per il pubblico affezionato. Cosa c'è di novità? Quindi una dose, no? Di novità, immagino, e per i vostri ruoli e la vostra stagione, com'è andata? Bene, ci siamo divertiti, a parte come amici, come colleghi, e i nostri personaggi prenderanno la strada dell'amicizia, in questo caso, di imparare a stare, a vivere come amici veramente, come diceva anche Mauri, cercando di affrontare anche delle situazioni che riguardano la sfera personale o i consigli o qualsiasi cosa di intimo ci possa essere tra due amici. Ed erano ben fusi nell'atmosfera che un po' si trovava poi sul set. Sì, devo dire che abbiamo raccontato, credo e spero, cioè un Anne e Marco più complessi, cresciuti. In questo devo dire che ha dato una grande mano il fatto anche che sia arrivata Maria Chiara, si è capito dai primi Chuck di Don Matteo 13, secondo me, ancora più arricchita come persona e anche da esperienze tecniche che ha fatto con Blanca e di vita, quindi ho notato subito che aveva alzato l'asticella del gioco e quindi cavolo, ci si doveva adeguare a quella cosa lì e quindi sono stati costretti anche i personaggi a crescere e credo che abbia fatto veramente un bel percorso, ma allo stesso tempo abbiamo alzato anche il livello della comicità, dei sottotesti sotto e dell'ascolto, quindi sono contento, cresce anche il nostro rapporto di attori, quindi è Sì. bello. Insomma, il segreto un po' del successo, che è un successo molto internazionale, no? Di questa storia, che sappiamo un'unione chiaramente di... Qual è il segreto, se esiste? Della serie, non ho capito Sì, bene la domanda. dice del successo in Ah, del generale. successo. Beh, Don Matteo, posso? Beh, Posso che beh, ci dire? mancherebbe altro, sei lì di uno, Beh, sei la credo, protagonista. soli No? di tre, veramente. Ah, Comunque, scusami, è cioè. vero, ma rispetto a me ti vedo lì di uno. beh, io credo, non lo so, anche facendo proprio un'analisi al di fuori, Don Matteo tocca tanti tipi di emozioni, cioè che si avvicinano appunto a quella cosa della quotidianità. Del vedere le persone da quando si svegliano la mattina fino a quando tornano a dormire la sera, tutte quelle piccole cose quotidiane che possono succedere, quindi non straordinarie, ma quotidiane, avvicinano tantissimo il pubblico. Ora, non per togliere noi, però se dovessero cambiare i personaggi, ma la base di racconto Certo. restasse quella, anzi, bisogna rinnovarla con le persone, con i personaggi nuovi. Rimarrebbe sempre una grande serie di successo perché va a toccare gli stessi argomenti. Poi è ovvio che sta agli attori, in questo caso noi ci siamo trovati in questo tipo di storia di racconto di questi due personaggi, andare veramente a toccare quel tipo di corde e ad avvicinarci sempre di più al pubblico, nonché al pubblico più giovane, col tipo di linguaggio che abbiamo cercato di inserire da 3 anni a questa parte, e fa crescere questo bacino di Io pubblico. credo che sia una combinazione quasi difficile da capire, no? Sì, perché c'è un po' di polizia, c'è un po' di chiesa, cioè, la puoi fare una struttura. Dentro c'è anche questa cosa qua, che pur in una scrittura apparentemente semplice, banale, una struttura molto rigorosa, permette agli attori dentro di fare un lavoro di profondità veramente alto, volendo. Cioè, vai a recitare con... Nino può fare dentro degli sketch di livello come se fosse a fare un suo spettacolo. Non è troppo più basso del livello suo di comicità. Dentro una scena d'amore, oh, non è se tu la fai, non è detto che sia più scarsa di una scena che fai al cinema. Poi altre cose, tutto è in velocità, ci sono dei passaggi delle volte che noi leggendo diciamo come Com'è facciamo? possibile? Cosa dobbiamo fare? E chi è dentro per 9 mesi dentro ha comunque la possibilità di andare fino in fondo e di toccare. E alle persone questo arriva, lo leggono, ma non che bravi sti attori, lo leggono Sì, emotivamente. quasi in modo inconscio, sì. Inconscio, come un bambino che racconti una bella storia e ci crede.